Buonasera a tutti e benvenuti a Vallo della Lucania, alla prima edizione di Tarock Tribute Music Fest. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Io ringrazio per primo questa associazione che ha voluto queste tre serate a Vallo della Lucania, associazione Il Mio Canto Libero, in modo particolare Giovanni, che lui è l'organizzatore della manifestazione che si tiene a Moglio, che penso che tutti siete a conoscenza, che è Moglioca. Vi porto il saluto dell'amministrazione, del sindaco e tutti quanti noi dell'amministrazione appunto. Tempo fa Giovanni venne allo studio e mi venne a proporre questa idea del Tarock, che forse in un momento voleva chiamarla Pantarock, un po' perché era legato a San Pantaleo e il pane, perché era, diciamo, pane come mangiatore, diciamo, tra virgolette. Io ogni tanto prendevo in giro Giovanni, proprio perché avevo visto che aveva organizzato bene la manifestazione a Moio, dico: vieni a farne un avallo e magari diamo il nome Vaioca. Lui invece ha voluto cambiarlo, ha chiamato Tarock, e quindi speriamo bene, quindi c'è un buon divertimento a tutti, speriamo che sia il primo di tanti altri anni. Grazie e buonasera. Tra pochi istanti qui comincerà un gran bel tributo, il tributo ai Queen, proposto da una grande band che io ho avuto il piacere di far suonare anche in altre occasioni e da altre parti. Si chiama Queen of Bulsara ed è un gran bel tributo realizzato da un gruppo di giovani che innanzitutto amano la musica, perché questa manifestazione ama la musica, chi la realizza ama la musica, perché ha capito che la musica lega i popoli, lega le culture, e il nostro intento è proprio questo: legare, soprattutto in questi periodi di crisi, le persone le une alle altre, e lo vogliamo fare con la musica, con i tributi. Le tribute band sono quelle band che sposano in pieno un progetto musicale di grandi artisti, cercando di riprodurlo nel migliore dei modi, a partire dai costumi scenografici fino a finire alla voce.